Sì, pronto? È chiaro che questo mi emoziona molto. Guido, la regione è stato una cosa molto importante. Eravamo poi molto amici e dovevamo fare la prima riunione della giunta, era estate, quindi avevamo detto ma perché non la facciamo a Marina di Ravenna? L'opera è legata a un senso della genesi, la possibilità di riuscire a concretizzare e rendere tangibili le proprie idee, le proprie passioni, la propria visione del futuro. La vivo con una naturale, forse tristezza per la mancanza, però mi fa senza dubbio piacere che ci sia proprio in regione, nella sala più importante e prestigiosa sia dedicata a papà, primo presidente, che forse ancora più che in comune papà ha lasciato la sua impronta di uomo di governo. Le volevo chiedere com'era Guido Fanti come sindaco in giunta. Per me eccezionale, un grande amico. Voglio dire, molti mi chiedono, ma tu in giunta con gli uomini come ti sei trovata? Mi sono trovata benissimo perché si decideva insieme quali erano le scelte da fare e insieme si procedeva. Intitolare a Guido Fanti questa sala polivalente, la sala più importante che abbiamo in Assemblea Legislativa, è motivo di grande orgoglio e anche di grande onore. Abbiamo iniziato questa legislatura nel 2010 proprio a fianco di Guido Fanti, ricordando 40 anni di regione. Oggi lo vogliamo ricordare per la sua lungimiranza e con questa scultura molto bella, molto appassionata, restituisce proprio l'idea di un impegno, di una passione, di un afflato, di un collegamento forte alle persone, ai territori e ai problemi. Non è solo un modo di ricordare, ma è anche un modo di porci un monito a noi stessi. Questa eredità va raccolta, questa testimonianza va proseguita e questo impegno con la stessa passione va portato avanti. Penso che in questa crisi profonda di credibilità delle istituzioni e della politica, persone come Guido Fanti ci aiutano a riscoprire quella credibilità e quell'autorevolezza di cui abbiamo profondamente bisogno. E questo ci fu fatto reale, insomma, realizzato, perché ministro della programmazione a livello nazionale era Giolitti, che era uno che credeva a questo, quello che dicevamo noi, cioè a quell'esigenza di collegamento a livello nazionale fra questi organi, le regioni, organi dello Stato, con lo Stato centrale e lo Stato regionale.